Allora Simone, si avanti con la protesta, protesta che tante cose proprio io l'ho detto in un servizio, siccome non c'è la politica di mezzo, siete abbandonati e ci sono due pesi, due misure anche dal punto di vista della tolleranza, anche se oggi bisogna dire c'è stato un po' un allentamento dopo le prime scassate. Esattamente, oggi abbiamo avuto possiamo chiamarlo anche il primo dialogo con la polizia, finalmente le risposte sono arrivate sicuramente un po' di più, però questo diciamo, è il primo obiettivo che abbiamo raggiunto, ce l'hanno concesso, siamo comunque molto felici visto che le nostre proteste pian piano stanno servendo a qualcosa, comunque non si fermeranno perché questo è solo un contentino per noi, andranno avanti comunque sempre in questi giorni e sempre con la stessa partecipazione, andando avanti a richiedere i nostri spazi perché comunque oggi ce l'hanno concesso, ma appunto come ho già detto è una minima parte. Senti, quello che noi sappiamo però è che i dirigenti scolastici stanno usando anche il pugno duro perché hanno paura. Questa mattina alcuni erano riuniti con la dirigente Beltrame, che anche lei qualche scheletrino nell'armadio ce l'ha, insomma alla fin fine qui o anche voi iniziate delle azioni forti contro loro, visto che ricordiamo che i dirigenti scolastici sono responsabili, cioè se vi cade un pezzo di tetto in testa sono loro responsabili, visto che quasi tutti gli edifici sono in deroga, forse sarebbe ora che se non ci sono gli estremi per tenere aperto si chiude la scuola, perché no che il dirigente fa il forte con voi e dopo si mette a 90 con chi sta più in alto, no? Sì, infatti noi adesso ci stiamo muovendo, anche l'anno scorso abbiamo fatto una mostra fotografica che è stata aperta fuori dal Dante, sono state affisse lì tutte le foto, cercheremo di riprendere fuori quel tipo di protesta, riprenderemo quelle foto, faremo un documento scritto e cercheremo di presentarlo a chi di dovere. Adesso noi ci alziamo perché siamo incazzati con questo sistema, non ne possiamo più! Marcia!
attenzione, è un principio schifoso di controllo, altri noi se non li chiudiamo, non lo dicono sì, che queste cose qua servono per garantire la potenziale del patrimonio pubblico, la verità è che questo lo fa il segretario della Lega a livello regionale, l'assessore Borgogni alla regione ha fatto passare questi provvedimenti e la provincia li ha accettati obbediente. Queste sono dinamiche che ti fanno schifo, noi vogliamo essere liberi di poter controllarci, ma dobbiamo essere noi a controllare le nostre scuole, ci pensiamo da soli, non serve che ci controlliate voi, grazie. Quindi, altro caso che le nostre scuole cadono a pezzi, l'installazione di queste telecamere è proprio fuori ogni precarietà, perché quando le scuole cadono a due pezzi, e grazie per andare a controllare. Allora prima mi parate le tutte e poi mi fate avere comunque le cure delle vostre telecamere. Scusate, la penso che il problema Lega si affronti. Na 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 na, odio la Lega.
Lega. Scusatemi, ma penso che il motivo per cui noi siamo qui e il problema Lega sia strettamente collegato. C'è il fatto, la prova principale che le scuole in Italia vanno schifo è che la Lega è nella maggioranza. Ragazzi, un partito di buffoni in camicia verde che nell'articolo 1 del partito ha la Padania esiste. Allora come facciamo a dire che le scuole funzionano e non siamo un popolo di ignoranti? Quando la Lega se ne andrà dal governo, forse potremo dire che le scuole funzionano. Basta accettare queste buffoni, basta! Thank you.
Federetti, Taglia, sul nostro futuro, privatizzando tutti i beni, mangiando sul terzo mondo, la ricchezza di tutto il mondo finisce nelle mani di questi pochi. Ora noi siamo qua per contestare questo sistema, un sistema che fa della dittatura economica anche una dittatura politica, perché quando i pochi che vengono la ricchezza riescono anche a detenere il potere, per questo i nostri governi obbediscono direttamente ai loro ordini, perché sono i mercati finanziari a dettare legge. Ma noi non accettiamo le nuove leggi, noi oggi ci ribelliamo e ci ribelleremo sempre, e che non crederà questo sistema, e saremo noi, noi davanti al 9% a fare il nuovo. Ma tutti quanti, le banche sono i posti dove le persone mettono i soldi per lasciarli per lasciarli al futuro. Quello che a noi sfugge è che queste banche dopo le reinvestono per farci altri soldi, altrimenti perché sarebbero così gentili a tenerteli. Ora, quando queste banche reinvestono e cominciano a perdere i nostri soldi, la nostra reazione normale dovrebbe essere: ma che cazzo stai facendo? No, la nostra reazione è: oddio, stiamo perdendo soldi, Stato, dagli i soldi alle banche così ce li danno. Ma aspetta, i soldi dello Stato da dove arrivano? Le nostre tasse. Quindi noi paghiamo per avere i nostri soldi. Sì ragazzi, così il sistema funziona. Bravo! Vabbè, bravo! Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a che punto dobbiamo arrivare per capire che questo sistema non funziona? Continuiamo a dirlo. I politici, la risposta classica di tutti i politici è: beh, ma quali sono le vostre soluzioni? Allora avete capito, il sistema è, loro fanno tutto questo marchingegno fallimentare e poi vengono a chiedere noi, a noi, nuove generazioni, beh, e le risposte al problema che abbiamo creato noi? Il problema, signori, non è tanto che ci stiamo avviando a ricostruire il sistema, il problema è che i politici non hanno le risposte per risolverlo e non le cercano nemmeno, perché, guardate un po', i politici non perdono i soldi se intascano le banche, ve lo dico io, perché loro hanno un grosso stipendio e spesso ministri hanno fratelli banchieri, amici ricchi, per cui nella manovra BCE, in cui noi tutti siamo felici perché Silvio Berlusconi ride ed è contento, noi siamo contenti, è che ci licenzieranno, privatizzeranno, ci chiederanno soldi per l'acqua, ci chiederanno soldi per le scuole, tutto questo perché le banche fanno falsi investimenti. Giusto ragazzi, andiamo avanti così e il sistema funziona. Come fratelli sembra bellissimo. Qui, in mezzo alla gente, però perché sempre, crediamo però che parlano gente sempre che e hanno, hanno una mente non che possiamo essere i soli che si li adoro. Tutti fuori dalle scuole, che si mettono nei casi. Simone diventerà politico, lui comico, vedrai, cosa succederà? Sulla testa, ragazzi, perché non so se qualcuno di voi se ne è accorto, ma le nostre scuole ci crollano in testa! Game.
Bravo.